Buonasera a tutti, sono in compagnia di Rosalba Forciniti, bronzo alla Coppa del Mondo del 2011, valevole per la qualificazione olimpica, punti importanti per te, come è stata questa gara? Difficile, sono stanca. No, è stata una bella gara, fin dal primo incontro diciamo era dura come gara, già lo sapevo. E fin dal primo incontro comunque sia era una gara in salita, ma in discesa. Soprattutto per quanto riguarda le mie avversarie che già le conoscevo, però il cuore è quello che conta più di tutti. E quindi eccoci qua, una bella medaglietta di bronzo, sono contenta così. Brava, certamente. Fatto 5 incontri, la finale è stata abbastanza avvincente, ci ha regalato delle emozioni bellissime, hai fatto tantissimi attacchi ma non riuscivi mai a portare uno yuko, un bazar, un ippon. Com'è stata la finale per il bronzo? Allora, parto dal presupposto. Con la rumena, no? Sì, parto dal presupposto che la rumena prima faceva la categoria superiore. Adesso è scesa di categoria, ha fatto terza al mondiale a Parigi lo scorso agosto. Io un po' la temevo, cioè un po' di paura ce l'avevo, ma anche dal primo incontro, se devo fare con la cintura verde, c'ho sempre paura. Però penso sia un po' un'emozione di tutti noi judoka. E comunque la conoscevo bene, e diciamo che sapevo che cosa dovevo fare, perché con Dario Romano abbiamo dietro agli scenari che voi vedevate, e abbiamo studiato bene la cosa, quindi contenta e ringrazio anche Dario per questo. Questo nuovo servizio che da poco state utilizzando in nazionale con i video, questa cooperativa a cui partecipano diverse nazioni, di riprendere i video e poi inserirli in un database, vi è stato... Pensi sia stato molto utile? Allora, secondo me è molto utile, però io sono una persona che preferisce non guardarle le mie avversarie, perché comunque già in parte le conosco, so quello che fanno, però mi mette più ansia vedere i video, le cose. Però ogni tanto faccio pure uguale, guardo anche io. E prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, stasera la mangio fuori, poi... E c'è la Coppa del Mondo in Bielorussia a Minsk la prossima settimana e poi Grand Prix da Buda la settimana dopo ancora. Poi allenamenti, poi tante altre cose invece c'è. Va bene, in bocca al lupo. Grazie, allora noi ragazzi. Siamo a concludere tutte le nostre interviste usando il nostro motto, che è Italia Judo, e lo diciamo insieme. Italia Judo!